Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Nuovo video, finalmente è arrivato il momento di parlarvi di alcuni progetti personali che ho citato molteplici volte sul canale, ad esempio le associazioni studentesche che ho creato. Oggi infatti voglio dividere questo video in due parti. La prima parte riguardo la mia esperienza in creare un'associazione, perché farlo, perché lo consiglio, cosa ho imparato e soprattutto magari dare qualche consiglio se volete intraprendere anche voi un'avventura come questa. E poi la seconda parte sarà parlare di Odres, nello specifico l'associazione sulla blockchain che ho creato a Ca' Foscari, che adesso in realtà è un'associazione studentesca a livello nazionale. E a parlare di Odres ho invitato per la prima volta un'altra persona sul canale, ho invitato Will, il tesoriere e direttore strategico dell'associazione, che quindi vi racconterà dopo meglio di cosa Odres si occupa e quali sono i vantaggi di farne parte. Vi spiegherò un attimo come funziona, come è strutturata, e alla fine ci sarà la possibilità anche per voi, se volete entrare a farne parte, di iscrivervi e diventare membri dell'associazione, sia soci attivi che soci passivi. Dopo Will vi spiegherà meglio la differenza. Quindi veniamo prima di tutto alla mia parte. Creare un'associazione non è una cosa semplice, è a tutti gli effetti come creare un'azienda, semplicemente con la differenza che è no profit e non si viene pagati per il lavoro che si mette, diciamo, nel progetto, ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di fare un'esperienza imprenditoriale, di mettere un'esperienza sul curriculum, di imparare a gestire quelle dinamiche manageriali. Dovete gestire un gruppo di persone, ma dovete anche gestire la parte di marketing, perché dovrete sponsorizzare l'associazione all'inizio, dovrete gestire la parte di fundraising, ottenere dei fondi per finanziare l'associazione, dovrete che siano tramite quote associative o tramite finanziamenti dell'università o partnership esterne con altre aziende che sono interessate nella vostra attività. Dovrete diventare esperti nell'organizzazione degli eventi, dovrete avere un pitch, un business plan, dovete parlare in pubblico agli eventi. Quindi tutte queste esperienze sono estremamente valuable, di valore, e quindi credo che davvero, soprattutto in triennale, ma anche in magistrale, sia un'esperienza da tenere in considerazione, un'opzione se avete del tempo libero e volete mettervi in gioco. Quindi fondare un'associazione da zero è simile in certe dinamiche rispetto a fondare un'azienda da zero. Dovete anche confrontarvi con la parte legale, dovete stilare uno statuto, dovete tenere l'assemblea, avrete il board, dovete stilare l'atto costitutivo, mettervi a tavolino con i soci fondatori e decidere le regole che governeranno l'associazione. Quindi non è un lavoro semplice, richiederà un sacco di tempo, non è profittevole dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista dell'esperienza e diciamo dal punto di vista educativo e formativo, è un'esperienza che vale la pena fare se avete tempo e vi sentite confident nell'avere le abilità e le capacità anche di leadership nel fare una cosa simile. Non era. Ora veniamo nello specifico a raccontare un attimo la storia di Odlers, come l'ho creata. Non era la mia prima associazione studentesca, ho creato un'altra associazione prima, Astra, ne avevo già un po' di esperienza, però sicuramente Odlers è il progetto più grande che ho creato in termini di associazione studentesca. Oggi, come vi dirà dopo Will, è la più grande associazione in Italia riguardo alla blockchain studentesca. È no profit, conta centinaia di membri. È uno dei progetti che ho lanciato che mi rende più orgoglioso. Ora raccontiamo un po' di storytelling e vi racconto qual è stata la dinamica, come l'abbiamo creata, eccetera, perché penso che possa essere uno spunto utile per tutti voi, se voi avete, soprattutto se state considerando di fare una cosa simile. All'inizio ho conosciuto in un'altra associazione Lorenzo, un altro ragazzo che ha fondato Odres con me. Quando ero vice responsabile del marketing in Geve, lavoravo con Lorenzo e ho visto che lui era molto appassionato di blockchain. Un giorno, visto che ha postato una storia su Instagram dove stava facendo una presentazione di gruppo davanti a tutta la classe su un lavoro che aveva fatto sulla blockchain e le criptovalute. E vedendo quell'immagine di lui alla cattedra parlando davanti alla classe di blockchain e criptovalute, in quello specifico momento storico mi è venuta l'idea, e allora gli ho proposto: guarda Lorenzo, so che lavori bene perché lavori per me in Geve, ho visto come lavori, so che mi sembra che tu abbia comunque le capacità anche di leadership, eccetera. Io ho esperienza nel creare una situazione. Ho un'idea, ho messo l'idea sul tavolo, perché non lo facciamo insieme a Ca' Foscari e creiamo un club sulle blockchain e sulle criptovalute. A lui è piaciuta subito l'idea, quindi abbiamo iniziato a cercare altri soci fondatori, perché avevamo necessità di avere almeno un team di 4-5 founders per avere diverse competenze sul piatto. Quindi abbiamo coinvolto altri tre ragazzi, Lorenzo, Alberto e Davor. E abbiamo iniziato a sviluppare una strategia per lanciare questa associazione. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di creare una community
su WhatsApp, che non era altro che un gruppo WhatsApp che si chiamava Crypto Gioie e Dolori, dove la gente parlava di cripto. Parlava di cripto, faceva domande, chiedeva consigli, condivideva articoli, notizie, e ragazzi, in quel specifico momento è stato veramente facile lanciare questo gruppo WhatsApp per raggiungere una massa critica di 200-250 persone nel gruppo che ogni giorno scrivevano, perché veramente tutti erano a investire sulle cripto, c'erano più esperti che si scambiavano opinioni tra di loro, ma soprattutto gente curiosa che entrava nel gruppo e chiedeva come abbiamo sponsorizzato il gruppo. Entravano nei gruppi WhatsApp di tutti gli scaglioni dell'università, di tutte le varie facoltà, e mandavo un messaggio del tipo: ragazzi, abbiamo un progetto tra le mani con gli studenti della nostra università riguardo mondo cripto, blockchain, non è nulla per fare i soldi, eccetera, state tranquilli, è una cosa più a livello formativo, ma se siete curiosi scrivetemi in privato che vi spiego meglio. Scrivendo questo messaggio, uno, le persone non... perché non scrivevo direttamente di cosa si trattava sul gruppo? Perché se scrivevo direttamente sui gruppo WhatsApp con 200 persone di cosa si trattava, le persone erano seriamente influenzate da quante reazioni ottenevo sul gruppo, da quante risposte ottenevo sul gruppo. E se nessuno mi rispondeva, ovviamente non avevo traction. Scrivetemi in privato, le persone non avevano idea di quante persone erano interessate e mi stavano contattando, quindi non si ponevano questo problema. Quindi a livello di marketing, di percezione, molto importante. Poi sono rimasto sul vago, quindi chiaramente le persone erano curiose. E poi l'ho scritto in un modo molto informale, che quindi non sembrava spam, pubblicità o robe per sponsorizzare progetti, come fanno le associazioni di solito, mandano questi messaggi super formali con tutte queste emoji, link, robe varie. Sembrava un normale studente, manda un messaggio, qualcosa di interessante, viene contattato in privato, ragazzi, 200 persone, le abbiamo messe nel gruppo, ovviamente poi in privato le abbiamo convinte una a una, e nel gruppo ho iniziato a diciamo, interagire tra di loro, si è costruita una community. Dopo circa 2 mesi, quando le persone erano affezionate a questo gruppo, abbiamo deciso di trasformare il gruppo nell'associazione, quindi abbiamo preparato un pitch, abbiamo preparato un deck di slide, una quindicina di slide, magari le metterò qua scorrendo velocemente su... Magari ve le metto qua in sovraimpressione mentre parlo velocemente, così vi fate un'idea anche all'inizio di come ho impostato la cosa. E sul gruppo abbiamo detto: ragazzi, bene, adesso abbiamo deciso di trasformare questo gruppo in un progetto più grande. Vogliamo lanciare un club. La community c'era già, quindi le persone erano entusiaste. Vogliamo lanciare un club, vogliamo che voi ne facciate parte. Mandiamo 3 slot, dite quando siete disponibili per una call su Zoom, e scegliete voi lo slot, faremo una presentazione 3 volte così capirete bene quali sono i prossimi passi. Purtroppo, lo so ragazzi, molti di voi saranno scontenti, però le persone che decideranno di non rimanere nell'associazione verranno buttate fuori dal gruppo, quindi di fatto questo gruppo si trasforma nell'associazione. Chiaramente facendo questo circa 100 persone hanno partecipato alle call, hanno guardato la presentazione e solamente 50 hanno deciso di rimanere nell'associazione, però è un numero estremamente alto, 50 persone per partire con un progetto. Quindi siamo partiti con circa 50 membri e da 200 che eravamo, 50 super affiatati, e abbiamo iniziato a strutturare l'associazione, a fare il recruitment per avere i soci attivi, a fare i primi eventi, eccetera, eccetera. Quindi è così che l'abbiamo lanciata. Dopo averla fatta riconoscere dalla nostra università, l'abbiamo anche registrata legalmente, quindi il progetto si è concretizzato nel vero senso della parola. Ora lascio la parola a Will che vi spiegherà meglio Odres cosa fa, cosa si occupa, e mi raccomando, ricordatevi, se siete interessati, controllate i profili social dell'associazione, contattate l'associazione per diventare soci. Ciao a tutti e grazie ad Andrea per questo spazio nel suo canale. Io sono Guglielmo Pillon, o in arte Will come mi ha citato prima Andrea, e sono il tesoriere e direttore strategico di Hodler's Venice Club, che è per l'appunto un'associazione che si pone come ponte tra il mondo universitario e il mondo della blockchain e delle criptovalute. Beh, qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è quello di poter alimentare il network dei nostri associati, ma anche le loro conoscenze. Chi sono i nostri associati? I nostri associati sono per lo più appassionati della materia, ma anche professionisti, aziende del settore o persone che semplicemente vogliono alimentare le loro conoscenze a riguardo. Qual è invece la nostra proposta di valore? Beh, tra i nostri output troviamo l'organizzazione di eventi, l'organizzazione di workshop in svariate università della zona, quindi in presenza fisica, e la stesura di paper di ricerca nei quali vengono trattati più argomenti dell'ecosistema 3.0. Oltre che ad essere un punto di ritrovo per appassionati dell'argomento, Hodlers è anche un ottimo metodo per riuscire a mettere in pratica questi concetti e quindi in futuro per potersi avvalere di un'esperienza in questo settore.
Come siamo organizzati? Beh, l'associazione è strutturata in quattro aree di soci attivi che generano un output per i soci non attivi. Tra le quattro aree di soci attivi, in primis troviamo l'area ricerca, è l'area un po' più tecnica e che va a creare tutto il contenuto dell'associazione, quindi per lo più di cosa si occupa? Beh, si occupa di creare i paper di ricerca a riguardo di più argomenti dell'ambito blockchain, quindi dal funzionamento di Bitcoin e dei vari layer, del metaverso o altrimenti degli oracoli, degli algoritmi di consenso e così via, ma si occupa anche di preparare e di andare a spiegare durante i workshop come mettere in pratica questi argomenti, quindi come andare a creare un portafoglio o altrimenti come utilizzare un oracolo, come poter implementare nella propria supply chain la blockchain, e insomma diciamo tutti questi argomenti qua. Abbiamo poi l'area del marketing, che è una sottoarea dell'area di ricerca e che si occupa della gestione dei social network e diciamo della creazione dell'output per renderlo più visivamente d'impatto per tutti i nostri soci non attivi. Abbiamo poi l'area operations. L'area operations si occupa della gestione e organizzazione degli eventi online e in presenza, e quindi anche di mantenere e di creare rapporto con le varie aziende, con i vari ospiti e così via. Inoltre l'area operations adesso, nei prossimi mesi, si occuperà anche della realizzazione dei career day e quindi di poter mettere in contatto tutti i nostri partner con i nostri soci che sono più affini a quello che loro stanno ricercando. Quindi sottolineo che attraverso Odlers si riuscirà anche, per chi sta cercando un internship, a trovare delle aziende adatte per poterla svolgere. Abbiamo infine l'area HR, Human Resources, che è una sottoarea dell'area Operations e che si occupa della gestione interna dell'associazione, quindi del welfare dei nostri soci e anche della fase di recruitment. Come socio non attivo, invece, risottolineo, non c'è bisogno di alcun tipo di lavoro, ma potrete comunque accedere a tutto quello che viene offerto dall'associazione. Tra l'altro noi siamo presenti sia su Instagram come odlers_va, Odlers Venice Club su LinkedIn, quindi anche se parteciperete come soci attivi all'associazione potrete rivendervelo lì, e ogni due settimane, il lunedì sera alle 19, sul canale Twitch di CoinSquare. Per entrare a fare parte dell'associazione come socio attivo, come socio non attivo, troverete nel nostro Instagram, in parte tra virgolette, odlers_va, un link che vi porterà ad un form da compilare per diventare socio. Dopodiché, se vorrete diventare soci attivi, vi sarà richiesto anche di inviare il vostro curriculum e insieme al team delle Human Resources si organizzerà un colloquio con voi nel quale non vi verranno chieste domande troppo tecniche, a parte che non vogliate, che non siate più interessati ad entrare a fare parte dell'area ricerca, ma vi verranno chieste più domande attitudinali sul perché vi interessa questa materia, sul perché volete entrare in Odlers e anche una piccola parte di domande di logica. Odlers è al momento la prima associazione universitaria no profit in campo blockchain per numero di seguiti, ma proprio perché vogliamo ampliare ancora di più il nostro polo conoscitivo, l'abbiamo aperta non solo agli studenti da Foscarini, ma anche agli studenti di altre università e anche a chi non segue proprio l'università o si è già laureato. Quindi anche se magari studierete a Milano o altrimenti vi sarete già laureati, potrete comunque entrare a fare parte dell'associazione come soci attivi o come soci non attivi. L'iscrizione all'associazione sarà aperta fino al 4 novembre, sempre sulla nostra pagina Instagram, e niente, auguro buona fortuna a chi vorrà entrare a fare parte come socio attivo per la fase del colloquio, e mi auguro che chiunque entra a fare parte dell'associazione come socio non attivo apprezzi i nostri contenuti. Ciao a tutti! Ecco ragazzi, innanzitutto voglio ringraziare anche Will per il tempo dedicato e per aver presentato in modo super chiaro, almeno a mio parere, l'associazione sul mio canale. Come al solito vi invito a iscrivervi, lasciare un mi piace, lasciare un commento se avete dubbi sull'associazione o comunque dare un feedback qui sotto.
In descrizione troverete tutti i vari link ai profili social di Odlers e ci vediamo al prossimo video.